Ricorre oggi il decimo anno dell'apertura degli uffici in Italia di Facebook, mettendo le radici a Milano, il social network creato da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università ha influenzato moltissimi utenti. Grazie al solo limite imposto dei 13 anni di età minima per l'iscrizione, Facebook ha conquistato fin dall'inizio il pubblico di internet che ha sfruttato la novità per creare una rete di contatti virtuali con amici e conoscenti. Nato come portale dedicato agli studenti, il social network dopo un anno di vita era già cresciuto estendendosi oltre alla vita accademica, divenendo poi disponibile per dispositivi mobili nel 2006. Eventi, foto, chat, video ha permesso in questi anni di rimanere in contatto con gli amici, accorciando le distanze virtualmente. Oggi gli iscritti oltrepassano i 2,4 miliardi di utenti e in Italia conta oltre 35 milioni di iscritti. E noi lo usiamo però così, sì, 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 anche se siamo grandi. Sì, sì. È la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino, guarda, aprire. Bene, e quindi solo per vedere i figli, per parlare con i figli. Sì, lo utilizzo. Preferisce Facebook, Instagram? Ultimamente Instagram perché è un po' più popolare, diciamo. In questi 10 anni il mondo Facebook è cambiato considerevolmente. I like sono diventati indice di successo personale. Poi sono arrivate le reactions, le faccine che indicano gioia e dispiacere. Ed è stato come dare più valore alle emozioni e meno al narcisismo. In principio c'era lo status che nel 2013 è diventato cosa stai facendo, ora è a cosa stai pensando, il che significa condividere meno foto e più riflessioni. Una ricerca ha misurato che i post scritti per condividere momenti bui ricevono più commenti. Poter inoltre geolocalizzare gli amici nell'era della digitalizzazione è diventato un invito a incontrarsi dal vivo. Il social network ha accusato anche il cambio generazionale che ha portato i giovani a prediligere Instagram, di cui comunque è proprietario. Ad ogni modo rimane il social network più usato al mondo. Voi lo utilizzate come social network? Sì, ma poco, non tantissimo, perché comunque Instagram ha preso un pochino Instagram più. Ha preso il sopravvento Instagram? Sì, è molto meglio Instagram. In che senso è molto meglio? È più facile da usare, c'è più gente, ormai su Facebook ci sono solo i cinquantenni. No, Facebook no. Cosa utilizzo? Solo Instagram. Quindi ha preso sopravvento, diciamo, questo Instagram sì, rispetto a Facebook? Gli ultimi anni, sì. Sono più pratico poi con Instagram, mi piace di più Instagram. Ma questo cambia anche nei contenuti, nel modo di approcciare anche con gli altri coetanei? Non lo so, sinceramente. In realtà stanno diventando molto simili, col fatto che mi sembra che sono anche della stessa proprietà, però non lo so, e forse anche come è fatto, boh, a me mi piace molto di più Instagram. Sì. Con Instagram così Facebook non lo utilizzo più. Sono cambiate, diciamo, le modalità anche di fruizione di voi giovani. Sì, esatto. Cioè preferiamo più postare delle foto piuttosto che scrivere o ricondividere alcuni post magari tramite Facebook. Facebook lo utilizzo a livello più informativo per vedere le notizie, ad esempio le cronache così. Però sì, si utilizza più magari Instagram per pubblicare le foto, cioè ormai penso che Facebook è passato quasi di moda. Cioè lo uso e utilizzo per cercare degli eventi su internet, per congressi eccetera. Cosa utilizza per la maggior parte? Io? Instagram o sì, per lo più sì, cioè insomma così.